cari, benvenuti in un nuovo video con una macchina che passa. Non l'avete sentito? Ok. Questo è un video che doveva iniziare ore fa, però inizierà adesso perché così. Sono con siamo a Roma 2. Ho dei capelli del cavolo perché ho preso la pioggia, ma bloggerò comunque. Ok, sta per iniziare il prank e c'è Babbo Natale. Allora, qualcuno qua si è c***o addosso e non fa quello del Babbo Natale. No, c'è sta la guardia là. C'è sta la guardia? No, no, ci cacciano via, quello lo fanno all'ultimo. Poi se ne andiamo. Però dove è che ci cacciano via? Allora, praticamente, perché noi non verremo cacciati, siamo noi che ce ne andiamo da questo posto. Esatto. Perché siamo noi che diciamo mettete no. Qua. Mettete tu qua. Tu qua. Io okay. Passo da qua e io faccio la vecchietta. Va bene. Ok, stiamo andando dall'altra parte del... Come si chiama questo supermercato? Perché gli dobbiamo fare cenno quando vediamo un sacco di gente. Lui sta tipo laggiù. Poi faccio vedere. Sta... No. Lì no. Qui no. Dove cacchio è andato? Qua era perfetto. Quello è perfetto. Ma è sparito. Sparito il frate. Però qui era perfetto. Qui è perfetto. Carino, sparito proprio. Cazzo, era perfetto di là. Allora calcolate che questi saranno due giorni molto impegnativi lavorativamente. Almeno ci divertiamo un po'. Guarda che capelli. Oppure tu non vuoi seguire dietro. Calcolate anche che è un po' il lavoro del nostro preto fare i prank. Quindi lo stiamo aiutando nel suo wow work. E un lavoro divertente sicuramente, però. Comunque, adesso cerchiamo l'altra vittima. Madonna, cavolo. Mamma mia, il sexy preto. Ehi. Madonna, ma c'è sta proprio la polizia. Che palle. È l'ultimo, perché dopo scappi. Ci arrestano. Cioè, io lo so che dici no. C'è una FIA, c'è una famiglia. Ma poi ride queste cose. Sì, fa ridere, raga. Fa ridere. Non prendiamo sempre tutti troppo sul serio. Ogni tanto fa bene pure ride prima, no? Lo giuro che risate. O ti arrivi da là, io vengo da qua, così almeno mi vi frontale. Frontale? Mi vi frontale. Ah, tu arrivi frontale, da... andiamo un po' meno. Ah, che è pusciata, no, tu arrivi, tu rimani qua. No, no, ho capito tanto bene che vuoi fare. Ti passo con te. Tu dovresti arrivare. Tu vai giù. Vado giù. Noi ci incontriamo. Tu registra tutto. Poi noi ci incontriamo. Va bene. Vedi che dobbiamo fare? Andiamo su. Schifo. Fatti schifo, andiamo su. No, è in fondo. Ah, in fondo. Ecco. Devo registrare tutto, quindi. YouTuber, sì. Sentito da dietro, da YouTuber. Ok, ne sta facendo uno qua vicino all'albero, che oggetto è bellissimo. Niente, ciao! Che bello per me, stavo riprendendo, saluto. E comunque ho trovato una tesorina con la quale sto parlando da quanto che stavo chiacchierando? Tipo mezz'ora. Tipo mezz'ora, mi sa un'oretta, stiamo parlando un'oretta perché c'ha l'amico suo, lui, che sta parlando di femmina con questo. Sono tre ore che si scambiano tipe, quindi... Noi li guardiamo così. Ma secondo me stanno disperati uno peggio dell'altro. Sì. Comunque se siete del 2000 in su 97, ha rotto le contattate palle. Federico Antonini. Contattate Daniele, non mi ricordo il cognome. Ah, pure Daniele. Perché io ce l'ho. Perché io, lui pensa anche agli amici. Io già ce l'ho, diciamo, una ragazza o più. Una ragazza o più. Una ragazza o più. E chi sono queste ragazze o più? Quindi i posti sono occupati. Ma che stai a fare, capelli miei? Però se mi fate tornare, io lascio tutte, giuro. Non lo censurerò mai tutto questo. Ha parlato della sua ex. So che c'è un po' la... Questa me la censuri perché mi ami a me, vero? Sì. Vai, Gino. Un po' la madre morta. Famoso è la Ligalli. La Liga. La Liga. La macchina!
Se aveva tu così. Pa 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 pa. Guardiamo negli occhi. Alle orecchie. Venire qua giù. Siamo in Paduzzi. No, posso via io, non aspetto io. Sto bocco ma fai la teologia. Non toccare me la mia famiglia. Oh mio Dio, tornata a casa, non ho capelli, cioè raga, veramente non ho più dei capelli. Ho preso talmente tanta pioggia che, cioè, ve lo faccio vedere. Guardate. Cioè, ho una matassa in forma, non c'ho più di capelli. Mi sono stati regalati questi fiori, guardate quanto sono belli. A parte che è un pacco enorme, cioè guardate la mia mano, sono enormi. Quindi, sì, mettili dritti magari. Sono favolosi. Sono bellissimi, guardate quanti. Madonnina cara, li devo mettere nell'acqua però, perché ho paura che se no si rovina. No, una confezione. No, è bellissima. E niente, adesso sto andando a vedere Lara che sta facendo di là, ma devo portarmi tutte le borsone che mi sono portata oggi al lavoro, che c'è un sacco di roba dentro. E perché ovviamente quando c'è nonno che sta giocando con Lara. Nonna, che è un set fotografico qua dentro, ma metti c'è un'altra luce se te va. E madonna, tutto bagnato, ho preso un sacco di pioggia, raga. Ho preso un sacco di pioggia, non avevo idea. E comunque papà che sta giocando con Lara. Dov'è il mio computer in tutto questo? Il mio computer? Ma ragazzi, è bellissimo, stava. Dove? Ah, stava qua. Ah, di qua invece vedete che stavo facendo delle foto ai prodotti di Hello Body che mi sono stati inviati. E oltretutto volevo, cane che abbaia, volevo ringraziare l'azienda Hello Body che sono stati gentilissimi, mi hanno spedito per la seconda volta i loro prodottini e li sto adorando, perché prima di mostrarveli, allora su Instagram vi ho fatto vedere direttamente che ho aperto appunto la che ho aperto la confezione, ma io in realtà li sto appunto adoperando e mi sono fatta il lip scrub l'altro giorno e infatti si vede perché se vede ci ho fatto il buco. Vabbè, almeno potete sapere che li testo davvero. E voi sapete che io nel mio canale non voglio parlare di cose che non mi piacciono, quindi assolutamente. Eccolo, trovato. Allora, questo qua me l'hanno inviato loro la volta scorsa, nemmeno troppo tempo fa. E per quanto mi è piaciuto, è praticamente finito. Molti pensano che magari inviano i prodotti agli youtuber, alle youtubers, dicono ah sì vabbè buono, però poi magari non lo finisce. Invece no, io lo adoro, io ho adorato. Questo era appunto il Coco Clear dell'anno scorso. Anche il packaging è ancora più bellino. Questo è quello nuovo, questo è quello vecchio. Il packaging secondo me è migliorato tantissimo e, ma la maschera è sempre ottima, è sempre veramente buonissima. È praticamente la stessa maschera, semplicemente che appunto le confezioni sono sempre uguali, nel senso tanti grammi sono qui, tanti ne sono qui. Ma vi giuro, ho adorato. E infatti come vedete questo è tutto zozzo poi, perché proprio l'ho adorato e l'ho finito in poco, veramente in pochissimo tempo. Non vi consiglio di fare una skincare eccessiva, nel senso che la pelle ha bisogno di respirare e sporcarsi, un po' come i capelli, no? Non li potete lavare tutti i giorni perché sennò si rovinano. Anche la pelle, sì, va lavata tutti i giorni, però gli scrub sarebbe meglio due volte a settimana, le creme, quelle forti tipo maschere, idratanti, tutto, tutti i giorni un po' eccessivo, meglio due volte a settimana. E invece ci sono delle cose sulla pelle che magari vanno messe tutti i giorni, come per esempio può essere la crema contorno occhi, la crema idratante per il viso, la crema per il contorno delle labbra, quelle sono per il collo, per il décolleté, quelle sono cose che vanno messe mattina e sera. E però invece per quanto riguarda gli scrub un pochino meno, quindi comunque. E niente, adoro e quindi grazie di cuore.
perché me l'hanno inviato. Guardate chi è arrivata. Sto facendo un video. Ma amore, dov'è Ecla? Ciao. Che stai facendo? Stai aiutando? Sto andando a stendere le robe. Vi stai aiutando? Sto prendendo le robe anch'io. Ah, ma state tutti a te, papà, se l'ho appena andato via, ma state tutti a te. Vuoi stirare pure tu? Certo, ma si dice stendere, non stirare. Ma senti, che ti fa male, digli alla mamma che mi ha detto, mi fa male lo? Stacano. Cos'è lo stacano? Lo stomaco. Lo stacano è lo stomaco? Ah! Stacano, quello è stomaco. Benvenuti nello stomaco. Stacano. Stacano. No, staccano. Stacano. Stacano, sei sicura? Stacchi. Scusa, come l'hai chiamato? Stacano. Stacano, stomaco. Stomaco. Brava! Grande. Stomaco. Brava! Stomaco, stomaco. Quante cucce? Mi fa male lo stomaco. Bene. Io direi proprio che io crollo. Ci vediamo, adesso aiuto i miei ovviamente a mettere a posto di là. Faccio le cose belle, tipo montare. Madonna, mamma mi è spaventata. Sì, ma che ci faceva il cappellino nelle robe sporche di là? Ah, non lo so. E adesso vado appunto ad aiutare i miei, metto a lavorare per voi, anche se sono arrivata, perché sono, vabbè, come sapete io mi sveglio tutti i giorni prestissimo per portare Lara a scuola e per lavorare, quindi ovviamente ovviamente, insomma, arrivo a un certo orario che sono stanca. Poi particolarmente tardi, comunque. Lara ancora non dorme, semplicemente perché non mi ero appoggiata ancora io a letto. Appena mi vede a letto, viene con me e inizia a dormire. Quindi inizia a dormire. Comunque adesso le devo fare la cura, perché, vabbè, Lara ha un po' di problemini in questo periodo. Niente di grave, non vi preoccupate. Quindi le faccio la cura, metto a lavorare, la addormento, continuo a lavorare. Quando saranno le 2 o le 3, forse andrò a dormire anch'io, perché ho troppo lavoro da finire e in più devo montarvi video per voi. E niente, comunque, noi ci vediamo nel prossimo video. Vi voglio un bene dell'anima che non avete idea. Vi ringrazio di aver avuto pazienza, anche perché negli ultimi scorsi giorni, insomma, non ho pubblicato video tutti i giorni. Ma vi prometto che mi farò perdonare, perché presto usciranno dei video sul canale molto divertenti, molto carini, quindi sono sicura che vi farò perdonare da voi. E niente, tesori, vi adoro e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ricordati di iscriverti al canale, lasciare un mi piace, se ancora non l'hai fatto seguimi su tutti i social e sigla! Bye. 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 Bye.